Se mettere piede nella capitale dell'arcipelago Lipariota ci creò qualche difficoltà, ben altra cosa fu scendere sulle coste della Calabria. Benché il nostro capitano avesse preso la precauzione di recarsi all'ufficio di polizia sin dall'apertura, cioè alle 6 del mattino, alle 8 non era ancora di ritorno allo speronare. Finalmente lo vedemmo spuntare in fondo ad una viuzza, scortato da un drappello di doganieri che si sistemarono in semicerchio sulla riva, creando un cordone sanitario tra noi e la popolazione. Conclusa tale disposizione strategica, ci fecero scendere con i nostri documenti, che presero dalle nostre mani con lunghe molle e fecero esaminare da una commissione di 3 membri scelti certamente tra i più illuminati. Poiché l'esame, come sembrò, fu favorevole, ci resero i documenti e procedettero all'interrogatorio. Chiesero da dove venivamo, dove andavamo e lo scopo del nostro viaggio. Rispondemmo senza esitare che venivamo da Stromboli. Andavamo a Bauso e viaggiavamo per diporto. Le nostre ragioni furono sottoposte a un esame simile a quello che avevano subito i nostri documenti e certamente ne uscirono altrettanto vittoriose perché il capo del drappello, rassicuratosi sul nostro stato di salute, s'avvicinò per dirci che ci avrebbero consegnato subito la nostra patente sanitaria e che avremmo potuto continuare il nostro viaggio. La piastra che gli offrii e che questa volta non ritenne di dover prendere come i passaporti con le molle, affrettò le formalità, cosicché un quarto d'ora dopo, cioè verso le 10, ricevemmo l'autorizzazione a partire per Messina. Fui il solo ad approfittarne. Jaden aveva scorto una barca di pescatori, sulla quale c'erano 3 o 4 pesci dalle forme e dai colori così attraenti che il desiderio di fare una natura morta prevalse in lui su quello di visitare il teatro delle imprese di Pasquale Bruno. Inoltre contava di recarsi a Scilla 1 o 2 giorni dopo per fare uno schizzo della città. Salimmo su una piccola barca, io e tutto l'equipaggio. Ognuno di loro aveva fretta di rivedere la propria amata. Jaden, il mozzo e Milord restarono soli per fare attenzione allo speronare. Non volendo far perdere ai marinai un solo momento di felicità, li autorizzai a puntare direttamente su Pace. Il permesso fu accolto con urrà di gioia. Ciascuno impugnò un remo e volammo letteralmente sulla superficie del mare. Sin dal mattino, dall'altra parte dello stretto, avevano riconosciuto il nostro piccolo battello all'ancora delle coste della Calabria e siccome erano sicuri che la giornata non sarebbe passata senza una visita dell'equipaggio, non l'avevano perso di vista. Così non avevamo fatto neanche un miglio che vedemmo tutta la popolazione ammassarsi sulla riva. Tale visita raddoppiò l'ardore dei marinai. In meno di 40 minuti fummo a terra. Poiché ero il solo a non essere atteso da nessuno, lasciai tutti godere della gioia del ritorno e fissai loro un appuntamento per 2 giorni dopo all'albergo della Marina. Poi mi incamminai verso Messina, dove arrivai verso mezzogiorno. Era già troppo tardi per pensare di continuare il viaggio nello stesso giorno. Certamente avrei dovuto dormire in qualche locanda infame e non volevo anticipare il tipo di piacere che da questo punto di vista mi prometteva la Calabria. Presi dunque a setacciare le strade di Messina, mi
per vedere se durante il mio primo viaggio non avessi dimenticato di visitare qualche capolavoro. Non avevo tralasciato assolutamente niente. Rientrando all'albergo incontrai un giovanotto alto, credetti di riconoscerlo ed andai verso di lui. Era infatti il fratello della signorina Schulz, con cui avevo fatto conoscenza 2 mesi prima. Non pensavo di ritrovarlo a Messina, ma il successo ottenuto da sua sorella a teatro le aveva trattenuti nella seconda capitale della Sicilia, più a lungo di quanto pensassero all'inizio. Esposi al signor Schulz i motivi del mio ritorno a Messina. Curioso del pittoresco, come chiunque al mondo, si offrì come compagno di viaggio. L'offerta, come si può ben capire, fu accettata all'istante e immediatamente andammo dall'affittatore della sua vettura per prenotare per il giorno dopo una carrozza qualsiasi per le 6 del mattino. Concludemmo l'affare con 2 piastre. Il giorno dopo, mentre scendevo dalla mia camera, trovai Pietro in fondo alla scala. Il bravo ragazzo aveva pensato che durante un piccolo viaggio avrei potuto avere bisogno dei suoi servigi ed aveva lasciato pace alle 5 del mattino per paura di non trovarmi al mio risveglio. Ho talora delle tristezze profonde quando penso che non rivedrò probabilmente mai più nessuna di queste brave persone. Ci sono attenzioni e servigi che il denaro non riesce a pagare, e poiché con ogni probabilità l'opera che sto scrivendo non finirà mai tra le loro mani, crederanno ogni volta che penseranno a me che li ho dimenticati. Ci fu allora tra di noi una vivace discussione. Pietro voleva sedersi accanto al cocchiere, io pretesi che salisse con noi. Alla fine si rassegnò, ma fu solo ad 1 o 2 leghe da Messina che si decise ad allungare le gambe. Poiché la strada da Messina a Bauso non offre niente di particolare, il tempo passò facendo delle domande a Pietro, ma ormai ci aveva detto che tutto quello che sapeva su Pasquale Bruno e tutto il risultato delle nostre domande fu di venire al corrente che a Calvaruso, un paese a 1 miglio da quello in cui ci recavamo, viveva un notaio che Pietro conosceva, a cui erano perfettamente noti tutti i particolari che desideravamo sapere. Verso le 11 arrivammo a Bauso. Pietro fece fermare la vettura davanti alla porta di una specie di locanda, la sola che ci fosse nel paese. L'ospite venne a riceverci con l'aria più affabile del mondo, con il cappello in mano e il grembiule rimboccato. La sua affabilità mi colpì ed espressi la mia soddisfazione a Pietro, dicendogli che il suo maestro di casa aveva l'aria di un buon uomo. «Oh sì», rispose Pietro, «è proprio un bravo uomo e non merita tutto il dispiacere che gli hanno procurato». «E chi gli ha procurato dei dispiaceri?» chiesi. «Ma», fece Pietro, «allora? Chi è stato?» S'avvicinò al mio orecchio. «La polizia!» disse. «Come? La polizia?» «Sì, cercate di capire. Noi siciliani siamo un po' vivaci. C'è una lite e subito tiriamo fuori coltello e fucile». «Sì». «E il nostro ospite ha fatto uso di coltello e fucile? È così?» «L'hanno provocato. Lui è un bravo uomo, una pasta d'uomo». «E allora?» «E allora», disse Pietro dimostrando di non aver tanta voglia di raccontare l'incidente, «e allora ha ucciso 2 uomini, uno con una coltellata e l'altro con una fucilata».
ho detto ucciso, ma in realtà uno era solo ferito, è morto 8 giorni dopo. Ai ai, pura malvagità, credetemi. Un altro al suo posto sarebbe guarito, ma lui aveva un vecchio rancore contro il povero Guiga e si è lasciato morire per giocargli un brutto tiro. Allora questo bravo uomo si chiama Guiga? Gli chiesi. È un soprannome che gli hanno dato, il suo vero nome è Santo Coraffe. E la polizia l'ha tormentato per tale bagatella? Altro che tormentato, l'hanno messo in prigione come un ladro. Per sua fortuna aveva dei beni, perché, come vedete, ha più di 300 once di reddito, il tipo. D'accordo, ma qualcosa poteva servirgli le 300 once? O era colpevole o non lo era? Non lo era, non lo era, esclamò Pietro. È stato provocato. È la dolcezza personificata, il povero Guiga. A che cosa gli sono serviti le 300 once? Ebbene, quando si sono accorti che possedeva dei beni, hanno trattato con lui. Hanno fatto un compromesso. Paga una piccola rendita. E lo lasciano tranquillo. E a chi paga questa rendita? Alla famiglia di quelli che ha ucciso? No, no, no. Perché dovrebbe? No, no, alla polizia. Allora è tutta un'altra cosa, capisco. Mi avvicinai verso il nostro ospite con tutto il rispetto che meritavano le informazioni che avevo appena ricevuto su di lui e gli chiesi il più cortesemente possibile se sarebbe stato possibile preparare un pranzo per 4 persone. Dopo aver ricevuto la sua risposta affermativa, pregai Pietro di salire in vettura e di andare a cercare il notaio Calvaruso. Mentre la carne arrostiva e Pietro viaggiava, scendemmo sulla spiaggia di Bauso. Da lì la vista è deliziosa. Da quelle coste il Capo Bianco si inoltra piatto e allungato sul mare. Dall'altra parte i Monti Peloritani emergono sopra le onde a piccolo come una falesa. Lontano, in fondo, si stagliano Vulcano, Lipari e l'Isca Bianca, dietro la quale s'erge e fuma lo Stromboli. Da lontano scorgemmo sulla strada la carrozza che rientrava. Dentro c'erano 2 persone. Pietro aveva trovato il notaio. Non era cortese far aspettare il degno tabellione che si disturbava per noi. Riprendemmo quindi la via dell'albergo, dove arrivammo nello stesso momento in cui la carrozza si fermava. Pietro mi presentò il signor Don Cesare Alletto, notaio a Calvaruso. Il brav'uomo non solo ci portava tutte le tradizioni orali di cui era interprete, ma anche una parte dei documenti relativi alla procedura che aveva portato alla forca l'illustre bandito di cui pensavo di diventare biografo. Il pranzo era pronto, Mastro Guiga s'era superato ed io cominciavo a pensare come Pietro che non era poi così colpevole come si diceva e che era un peccato aver tormentato un uomo così bravo. Dopo il pranzo Don Cesare Alletto ci chiese se desideravamo dapprima sentire la storia delle prodezze di Pasquale Bruno o visitare innanzitutto il teatro delle sue imprese. Gli rispondemmo che cronologicamente ci sembrava che la storia dovesse avere la precedenza, perché una volta raccontata ogni particolare successivo sarebbe diventato più interessante e prezioso. Cominciammo quindi dalla storia. Pasquale Bruno era figlio di Giuseppe Bruno. Giuseppe Bruno aveva 6 fratelli.
Pasquale aveva 3 anni quando suo padre, nato nelle terre del principe di Moncada Paterno, si stabilì a Bauso, paese nei cui dintorni abitavano i suoi 6 fratelli e che apparteneva al conte di Castelnuovo. Sfortunatamente Giuseppe Bruno aveva una bella moglie e il principe di Castelnuovo apprezzava molto le belle donne. Si invaghì della madre di Pasquale e le fece delle proposte che la donna respinse. Il conte di Castelnuovo non aveva l'abitudine di ricevere tali rifiuti nei suoi terreni, dove tutti, uomini e donne, anticipavano i suoi desideri. Rinnovò le sue proposte, le raddoppiò, le triplicò, senza ottenere niente. Infine si spazientì e, senza pensare che non aveva nessun diritto sulla moglie di Giuseppe perché non era nata nelle sue terre, un giorno che il marito era assente la fece rapire da 4 uomini, la fece portare nella sua piccola casa e la violentò. Era certamente un grande onore quello che faceva a un povero diavolo come Giuseppe Bruno, abbassandosi sino a sua moglie, ma Giuseppe era diverso dagli altri. Non fece nessun rimprovero alla povera donna. Andò ad appostarsi là dove passava il conte di Castelnuovo e, quando gli fu vicino, gli allungò sotto la 6ª costa un colpo di pugnale, di cui morì 2 ore dopo. Questo tempo non gli bastò per riconciliarsi con Dio, ma gli fu sufficiente per fare il nome del suo assassino. Giuseppe Bruno scappò e si rifugiò nella montagna, dove i suoi 6 fratelli a turno gli portavano da mangiare. La cosa si seppe e li arrestarono tutti e 6 come complici dell'assassino del conte. Giuseppe, che non voleva che i suoi fratelli pagassero per lui, scrisse che era pronto a consegnarsi se li avessero lasciati liberi. Glielo promisero e lui si costituì. Fu impiccato e i suoi fratelli inviati ai lavori forzati. Non erano esattamente gli stessi accordi che avevano preso con Giuseppe, ma se il governo dovesse rispettare gli impegni con tutti, è chiaro che le cose non si risolverebbero mai. La povera madre restò dunque nel paese di Bauso con il piccolo Pasquale Bruno, che aveva allora 5 anni. Ma siccome, per dare l'esempio come era l'abitudine, avevano esposto la testa di Giuseppe Bruno in una gabbia di ferro e tale vista le procurava grande pena, un giorno prese per mano suo figlio e sparì nella montagna. 15 anni passarono senza che si sentisse parlare né dell'una né dell'altro.